Vabbè, raga, è assurdo che non siate mai venuti qui, perché questo è proprio il centro dell'indie. Che è l'indie? Quanto sei indie? Senti, ma io a te dov'è che t'ho già visto? Al corso di bolognese. Ah, ciao, Giorgio. Comunque, vi dicevano, qui da questo lato ci sono tutte le foto dei più importanti cantanti indie. C'è Motta, ci sono i cani, Cosmo, Car Brave, Franco 126. Invece, quel lato è riservato un po' più agli storici. C'è Mozart, Bruno Risas, Cristina D'Avena, l'imperatore Cesare. E di là c'è Gazzelle. Ah, c'è proprio lui in persona. È una roba molto indie, sì, a lui piace essere lui stesso il poster. Figo. Da quel lato, invece, quella cartina che vedete, sono evidenziate le città che abbiamo già usato. C'è Calcutta, Frosinone, Riccione, Pesaro, Bologna, Pamplona, Peschiera del Garda, Milano. Stiamo cercando un pochino di completarla. Vabbè, in pratica l'ha presa tutte lui. Falla pure te una canzone su una città. L'ho fatta. Le luci della città. No, su una città in particolare. Beh, però ha ragione, Ce ne abbiamo ancora qualcuna disponibile. C'è Presicce, c'è Città di Bagnoregio, c'è... Ma no, ma è lo stato sociale, l'abbiamo appena attaccato. Come si attacca, si stacca. Ora c'è Fra Quintale. Chi? Ma chi è? Appunto. Capisco dove sia casa mia. Ragazzi, so che non ci sentiamo da un po', da quando suonavamo alle mura, ma vi ho convocati qui per un motivo ben preciso. Scriviamo ti amo sulla sabbia. Una svastica in centro a Bologna. No, ragazzi, non c'entra nulla. Volevo proporvi di fare una cosa a tre. Un trisom? L'hanno già fatto i Canova. Chi sono i Canova? Ma tu fai finta di non sapere le cose oppure proprio sei bacato raga, in testa? Dai, su, volevo dirvi tante cose. Ma non sai da dove iniziare. L'avete visto il festival di Sanremo? No, dai, su, quest'anno era carino. Lo presentava Pierfrancesco Favino. Vabbè, che vuoi, Tommà? Neck, Pezzali e Renga. Chi sono? Vabbè, basta, però, non puoi non sapere niente. Scusa. Dobbiamo fare un tour insieme. Dobbiamo mettere su un mega gruppo indie che spacchi il culo a tutti. Tipo J-Ax e Fedez. Cioè, dobbiamo riempire gli stadi. Io voglio suonare a San Siro. All'Olimpico. All'Adina. All'Adina. Ti faccio suonare all'Arena di Verona. Ah no, la conosco Verona. Ci vuoi scrivere una canzone pure su Verona? Scommetti che verrebbe meglio delle tue. Niente, bisogna evitare di litigare, raga. Per me dobbiamo essere una cosa sola. Dobbiamo concepire le canzoni insieme. Una roba tipo... Se Matilda tu per caso sparissi e io non sapessi più chi stalkerare dopo Seicin, lo potrei provare. È dal Bacardi Brisa del 2006 che ti seguo su Netflix, mi spizzavi MySpace. Se il vocale migliore di 8 minuti che ti posso mandare senza niente da dire. Questo chiudo gli occhi mentre prendo pesce fresco a Fiumicino. Eh no, mo pure Fiumicino si è preso. Ma te devi sbrigare, perché noi cantanti indie siamo tanti e le città poi finiscono. Però ancora c'è tutto il mondo. Cioè, tipo che zona posso... Ma tu hai tutto il planisfero. Cioè, che ne so, una cosa che fa molto adesso, non lo so, la Corea del Nord. Bello. La Corea del Nord. Capito però. Non potrà fermare, me ne lasceresti una, me ne lasceresti una a me? Cazzone da voi! Non puoi dire cazzone! Cazzone! Parolacce no, le raga, è indie. Ma non è indie per niente! Come Ricchione, cazzone! Ma che c'ha? Che? Ah no, lui fa sempre così. Mi piace così. Ah. È morto. Allora, cazzone? No. Calzone? No, 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 no. Così è un casino. Una cosa più semplice. Ah, ragazzi, io intanto... Avrei preparato la locandina già pronta, ci sono io, c'è Tommy, ma io potrei tranquillamente essere anche gli occhiali di Tommy, perché secondo me la vita è fatta da punti di vista, cioè è come guardare tutto da un buco dentro una lastra di legno. Ma è una merda! Sì, ragazzi, sarà che io sono un incredibile romantico, no? Ma secondo me dovremmo fare una cosa più semplice, anche fatta male, basta che ci sia il cuore, ci sia l'amore. Ecco, vedi, adesso ho scritto una canzone. Quindi un video col cellulare fatta una mezza fregna. Volevo dirti tante cose ma non so più come comunicare, vivi per mangiare la ciambella e poi le pappardelle col cinghiale. Mentre mi alzo un attimo da tavola ti mangi il sale. Penso sia quasi buon senso dare il giusto senso all'ordine alimentare.
tu che non sai saziare la tenia intestinale. Se a pranzo non ti nutro abbastanza, tu mi crei una distanza, solo resterò. Ti mangi pure il pane che avanza, bevo l'acqua, c'ho l'ansia e do di stomaco. E mangi senza masticar per tre. A tardi sto barbone dietro te. Uè, deficienti! Questa è mia! La donna tua? No, l'idea mia! L'idea di fare il video con una fregna che non c'entra niente, l'ho fatta già io in oroscopo! Vabbè, mo l'ho inventata te, dai. Sì, l'ho inventata io l'idea di fare video con protagonisti che non c'entrano un cazzo, che hai cabine telefoniche! Io ho inventato i testi senza senso! Io ho inventato la musica indie! Sono il Pippo Baudo della musica indie! Sono il Cassano dei cantautori! Anzi, sono l'Umberto Carrulli della musica italiana! Chi? Appunto! Andatevene a San Siro, andatevene all'Olimpico, io me ne vado a Sperlonga. E tutte le strade mi portano a me mutande. Sì, sì, mo te do da magna, un attimo, la cosa è impossibile questa. Vabbè Tommy, senti, io a sto punto vado a casa che ho da montare il divano letto. Ma dai, ma come Silvano, ma mi stai accannando anche tu? Ma siamo rimasti in due. Tu te escurda de me.